Angelo Peretti, direttore promozione del Consorzio del Bardolino Chiaretto. Siamo alla Zise e è la settima edizione dell'anteprima del Bardolino Chiaretto. Soffriamo la crisi del settimo anno? No, no, non soffriamo la crisi del settimo anno, nel senso che siamo in crescita e l'amore sta esplodendo proprio per il Chiaretto, sta esplodendo a livello internazionale addirittura, perché abbiamo fatto quella che abbiamo chiamato la rivoluzione rosé, abbiamo cambiato lo stile del Chiaretto, siamo andati verso un colore molto più chiaro, verso toni agrumati nei profumi, è uno stile che piace tantissimo negli Stati Uniti, che piace tantissimo in Scandinavia, abbiamo aperto questi nuovi mercati, stiamo crescendo. La crisi del settimo anno potrebbe essere una crisi positiva, invece, perché probabilmente saremo costretti ad ampliare la sede espositiva delle prossime edizioni, perché non ci stiamo più, c'è un afflusso straordinario di giornalisti e di pubblico. Abbiamo quest'anno 140 colleghi accreditati, giornalisti accreditati da 13 paesi del mondo e aspettiamo più di 8.000 visitatori, quindi veramente un grandissimo interesse per la rivoluzione rosa del Chiaretto. La rivoluzione la facciamo anche insieme a un partner, abbiamo fatto uno sposalizio. Ma il partner è il Rosato del Salento che abbiamo voluto invitare a tenere l'anteprima dell'edizione 2014 dei vini rosati appunto del Salento con le aziende socie dell'Associazione Degusto Salento ed è un gemellaggio quasi che nasce, una partnership che nasce dal fatto che condividiamo molte cose. I nostri sono rosati tradizionali che hanno una grande storia, una grande tradizione, entrambi fatti da uve autoctone, il Negroamaro per il Rosato del Salento, la Corvina Veronese per il Bardolino Chiaretto e sono entrambi vini di zone d'acqua, il mare per il Salento, i mari per il Salento, il lago per il Bardolino Chiaretto e due zone assolutamente orientate all'ospitalità, sono due zone di grande successo turistico, quindi abbiamo molti punti in comune e insieme ci piacerebbe fare ancora tanta strada per la promozione della cultura del vino rosato indigeno, intendo dei vini rosati di tradizione fatti con uve autoctone del vino rosato indigeno italiano, appunto. Serve far crescere la cultura del rosato autoctono italiano. In Francia c'è una grande cultura del vino rosato, in Italia non c'è e credo che chi fa rosato da uve autoctone tradizionalmente in Italia debba e possa mettersi insieme per conquistare l'attenzione degli appassionati di vino sia italiani che esteri. Angelo, è una manifestazione che permette di godere di tutte le sfaccettature di quello che è il rosato, quindi con momenti ludici, di divertimento, di godimento per il pubblico e anche dei momenti tecnici. Ci elenchi gli appuntamenti? Beh, allora ci sono due sedi espositive, una dedicata al Chiaretto e al Bardolino, che è la Dogana Veneta di Lazise sul Porticciolo, è un edificio costruito fra il 300 e il 400 dagli Scaligeri e poi dai veneziani, rimodernato dai veneziani, una struttura molto bella, è aperto ai visitatori, al pubblico, ci sono 54 aziende che hanno più di 150 vini in degustazione e accanto alla Dogana Veneta c'è la sala civica del comune di Lazise, dove il pubblico può assaggiare i vini rosati del Salento. E poi ci sono invece altri tre spazi di degustazione dedicati a degustazioni tecniche da parte della stampa, una sala riservata ai vini rosati, una riservata ai vini rossi, al Bardolino degustati alla cieca, mentre un altro spazio è per chi vuole degustare conoscendo il nome invece dell'azienda produttrice del vino che si va a degustare. All'esterno un mercato di prodotti agroalimentari tipici del nostro territorio, a partire dal formaggio Monte Veronese, che è anche l'unico presidio di slow food sul nostro territorio, per rappresentare la nostra idea di abbinabilità dei nostri vini ai prodotti del territorio, poi abbiamo uno spazio cucina che propone piatti tradizionali del territorio come i tortellini di Valeggio oppure gli gnocchi sbatui che sono i tipici gnocchi che facevano i malghesi nelle nostre montagne e sul Lungolario invece abbiamo uno spazio per lo shopping, insomma una manifestazione organizzata anche casualmente, nel senso che noi facciamo la seconda domenica di marzo, l'anteprima, quest'anno cade l'8 marzo, la festa della donna, e quindi c'è un mercato al femminile per completare l'offerta di questa anteprima.
Quindi dalla sponda veronese del lago di Garda, con Angelo Peretti e il consorzio del Bardolino Chiaretto, andiamo incontro alla primavera con un bicchiere di rosato. Assolutamente. Grazie. Franco Cristoforetti, presidente del consorzio del Bardolino Chiaretto. Si è conclusa la 7ª edizione dell'anteprima sulla sponda veronese del lago di Garda. Facciamo un bilancio? Sì, edizione scoppiettante con un grande afflusso di pubblico, un grande afflusso da parte della stampa, quindi siamo molto contenti. Un'edizione che ha visto 54 aziende della sponda veronese del lago di Garda partecipare a quest'anteprima e 14 amici della Degusto Salento, quindi più di 100 vini in degustazione. È stata veramente un'edizione ricca di novità con la nostra Rosé Revolution, che ha suscitato interesse sia nel pubblico locale che nella stampa, quindi crediamo veramente di essere sulla strada giusta per il rilancio della nostra denominazione e per tornare a dare orgoglio ai nostri produttori e soprattutto riportare la giusta redditività ai nostri territori, che meritano di essere annoverati fra i grandi territori del vino italiano. Quindi un bel connubio vino-territorio che porta la nostra zona del Lago di Garda ad avere ancora più attrattiva a livello turistico, perché una viticoltura d'eccellenza aiuta comunque la zona ad essere più attrattiva per il turista internazionale. Quindi sempre insieme con il nostro territorio, con i nostri comuni che anche oggi ci sono stati vicini, ringrazio la ZIS per l'ospitalità che ci dà appunto da 7 anni e ringrazio veramente tutti i produttori che stanno facendo uno sforzo tutti insieme per dare veramente nuovo vigore alla nostra denominazione.